questo è il brossador vecchio, Decaveden, che sarà stato usato fino agli anni 50 o forse anche prima, perché ne sta a costruire uno dei nuovi che le sta demolì per la sistemazione della strada e nello stesso tempo ne resta a costruire un altro che ne arena a vedere nel secondo tempo. E serviva per chi scendeva dalla montagna a strascico da mettere che sotto le altre due ruote dove legava il bros, le due del Bescar per poter andare a casa con quel che si aveva carico, senza strossegare per terra, senza trascinarlo. Se scendeva su dalla parte di sopra, se arrivava giù fin all'altezza, alla lunghezza che si poteva attaccarlo al bros davanti, si attaccava e si ripartiva. Se era da fare qualche modifica, si spostava il carico del re perché magari non scendeva giusto sul Mescar. Ecco, e se ne va con quello. Durante i periodi principali, legna, fieno e così, ghera parecchie la mattina che neva tutti in montagna e si trovava 3, 4, 5 di questi mesicari, al mi ricordo, chissà negli anni in Drio anche più tanti. E ognuno quando che scendeva a suo turno si metteva sotto. Anche succedeva chi si aspettava per aidarsi, perché chi era sempre da far qualche po' di fatica, perché o perché il boi correva massa o il cavallo, o perché non correva mica, che era bisogno di darsi una mano. Sicché si aspettava, aveva che venga anche quell'altro, ne dava una mano insieme, prima attacco mio, dopo attacchi ti, e era un modo per aiutarsi, insomma, ecco. La posizione di quel chiamante che è nuovo dopo quel vecchio era in questa posizione qui, che era la strada che passava di così, se ne va via sopra al brossador qui, e chi era al posto, un po' che era una bina, un po' chi da lì, un po' chi da là che non impedisce, qui alcuni mesicari di qui, quando che si trovavano in quei periodi che era tanta gente, esempio le parti o il fen. E chi ne va, gli adoprava e li metteva den sotto a turno che veniva e ognuno usava il suo. Ora, questo è l'ultimo brossador che sta a costruire dopo che sta a demolire l'altro costruito negli anni presso poco 50 per sistemare la strada. Stesso lavoro che fa per quel vecchio che avevamo visto prima, sempre per poter scendere, mettere sotto il mescar e scivolare via la legna. Per far scivolare via la legna, perché probabilmente non si riusciva a farla centrare sopra al mescar di sotto, è stata messa in tubo di fer perché la gaba più facilità da scivolare via per centrarla. Ecco. Questo le sta a costruire perché negli anni le sta a costruire circa il 90, però ormai non era più nessuno che usava primo i buoi e neanche i motocoltivatori, perché si è iniziato a usare i trattori, è stata fatta strade nuove da accedere alla montagna nella maniera migliore senza il motocoltivatore o addirittura il cavallo, il boh. Ecco. E non è più sta, penso non sia sta più usata perché neanche i motocoltivatori non è più stati messi insieme per fare quel lavoro lì, per la pericolosità, per la comodità di fare con altri mezzi, vericelli, addirittura carica bracci meccanici che carica la legna, sì che è tutto una maniera differente da fare quel che è la legna. Fieno non ne fa più nessuno perché va a farlo in bondone dove che si accede con le macchine di qualsiasi modo, di qualsiasi mezzo e anche la strada è andata un po' in disuso, essendo sta a fare le strade nuove molto più accessibili e molto più comode. E sta a costruire questo per dar modo da capire che negli anni Andrio se veniva col bros e se caricava la legna o la roba che si portava in questa maniera. Le sta fatto più che altro come memoria di quel che resta, perché non le più sta usà, non si è più avuto l'occasione di
di usare la montagna in quella maniera lì, ecco. Chiga i resti d'un alto gozador della stradina che venne giù dal dos del Pioan, che anche chi indò chi portava la legna e tutto quel che serviva, gli si serviva di questo gozador qui. Non c'è più il legno che era sora perché le marcì. E dopo, negli ultimi anni, chi non è stato bravo, basta vedere da che piante che sta spunta dentro. E l'era la possibilità di poter imbrossare per quella parte qua via che non la si collegava con la strada principale che scende da tutta la montagna, che è quella in cui ho visto l'altro brossatore. L'era una stradina che sta anche che porta a Stravin, però si poteva percorrerla anche col car, e allora solo se era necessità della discesa della montagna si usava questo, se no io usava per fen che dentro una campagna da lavorare di patate o di altri prodotti agricoli, e quelle si serviva col car senza dover usare il brossatore.